Mimmo Ferretti dal Messaggero, buongiorno. Buongiorno Dario, buongiorno David, buongiorno. C'è buon appetito a tutti, buongiorno Paglia. Buongiorno Mimmo. L'hai fatti fuori tutti, potete fare collegamento con chiunque, me. Chiunque, l'ho imitato bene. Un cialtrone. No, proprio. Adesso forse così commesso. Ho detto è scappato? Via, via. Bene. Gli ho detto. Meglio perché ho visto prima di sfuggire un'esibizione. No, vabbè. Una roba brutta, eh. Orribile. Orribile davvero, ti sei perso quello. Sai che Tonetto è un personaggio che dalle mille sfaccettature. Sì. Che ti sorprende o ti può sorprendere in ogni occasione, capito? Sempre in negativo peraltro, però dove, comunque no, beh, adesso, dai. Lo vedi lì tutto serio, composto, no? Poi gli parte la ciabatta de sì. Mettesi a ballare, non è bello però, eh. Non lo è. Diciamo che non è assolutamente bello, però. Però sono cose che fanno spogliatoio. Oggi è mercoledì. Ma è come se fosse, sabato. Bravo. Dipende poi. Possiamo perché anche chiudere qua il collegamento. Però la Roma, caro Paglia, un giorno ha giocato di venerdì, quindi possiamo dire quasi che è come se fosse giovedì. Oppure, vabbè, chi se ne vabbè, se la smetti magari. Di che cosa avete parlato stamani? Ma guarda Mimmo, io ho esplicitato. Argomento libero? Ho esplicitato le telefonate? No, io ho esplicitato la mia preoccupazione per la partita di domani. Sì, che è quella di Rodolfo Garcia, mi sembra, no? Sì, 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 e infatti lui ha ripreso il mio pensiero. Ah, ho capito, bene. Bravo, Paglia, hai capito tutto. No, no, bene, bene. No. Vai. Però, Mimmo, senti delle sirene, non ti preoccupare, sono per te. Sì, esatto. No, però per me questa partita è davvero difficile per tanti motivi, Mimmo. Troppi. Ma tanti davvero, perché è la prima che la Roma deve vincere. Cioè, fino adesso, tranne che esatto. Sì, proprio un cocorito ventoso. Sì, no, perché se ci pensiamo, questa è la prima, Bologna a parte, del dopo derby, anzi no, del dopo Roma-Verona, era quella prima del derby, non mi ricordo. Bologna? Ma che cosa stai dicendo? No, da Roma-Bologna è stata l'ultima che abbiamo detto, vabbè, questa è una partita, Roma deve vincere. La no? Terza, se io non ricordo male, è stata Parma-Roma. Esatto. Poi dopo c'è stato il derby. Dal derby abbiamo cominciato a dire vabbè, il derby non è detto lo devi vincere, è sempre un derby. Poi c'è stato Roma-Bologna, che prima Genova, poi Roma-Bologna, che hai detto la devi vincere. Da quel momento in poi, tutte le partite, per un verso o per l'altro, la Roma non era chiamata a vincerle. A Milano contro l'Inter, in casa col Napoli, a Udine domenica, eccetera. Secondo me era chiamata a vincere, comunque vai avanti. Però quello che dico è che se a Milano pareggi non è che un risultato negativo, va bene, no? Idem, ho capito il tuo ragionamento. Oggi, domani, anzi per la prima volta la Roma deve vincere la partita. Cioè se, no, se finisce X è risultato negativo. È una delusion. Questo è il rischio principale, questo secondo me. Ti implica delle perplessità? Sì, perché non so la squadra come affronta. Cioè, noi abbiamo visto la squadra che ha affrontato partite che non era detto dovesse vincere per forza, giocandole al 100% la concentrazione, e qui non lo so. Allora, ieri Rudy è stato, mi permetto di chiamarlo Rudy, sì, perché è più piccolo di me, quindi posso chiamarlo Rudy. Ha fatto un discorso molto chiaro. A me è piaciuto moltissimo quello che lui ha detto. In riferimento a qualsiasi cosa, qualsiasi tasto lui abbia battuto, a me è piaciuto moltissimo. Ad esempio ha detto che la Roma è una squadra che ha fame di emozioni, nel senso che avendo vissuto delle bellissime emozioni fino a questo momento, la squadra vuole continuare. Ha detto anche che i giocatori lo sanno che stanno vivendo una bella storia, sì, sì, e non hanno nessuna intenzione di fermarsi. Allora lui ha anche detto, te lo ricordo caro Paglia, lo ricordo anche a tutti gli ascoltatori, che un conto sono i tifosi, un conto è l'ambiente, un conto siete anche voi giornalisti, ha detto lui, e lì qualcuno ha detto io che c'entro, mica sono giornalista, però stava in conferenza stampa. E un altro è la squadra, nel senso che sotto questo aspetto la squadra non sta, capito, con la testa fra le nuvole, convinta e che già tutto sia a posto, perché al di là del fatto che i giocatori pensano con la testa propria, poi c'è anche un allenatore che tutti i giorni, tutte le mattine e tutti i pomeriggi ricorda che la partita più difficile è questa, che non c'è stato avversario più temibile che questo, che non sono delle banalità, credimi Paglia, no. Sono delle cose reali, perché tu giochi con le gambe, con la testa, ma poi dopo la testa la usi anche per predisporti in maniera positiva all'impegno, quindi tu devi predisporti in una maniera positiva, ma sempre con il massimo rispetto di quello che è il tuo ruolo e quello che è il valore degli avversari, che adesso la classifica dimostra che non è un grande valore, però se tu vai in campo e non avrai quella umiltà che tanto ieri ha predicato Garcia, probabilmente vai incontro a delle sgradite sorprese. Il fatto che la Roma sia concentrata e che la Roma non stia pensando
di aver già risolto tutto, io lo riporto a Sampdoria-Roma. Sai perché? Perché Sampdoria-Roma venne giocata 3 giorni dopo il derby, te lo ricordi? Sì, sì. Allora c'era il sospetto, il timore e anche la possibilità, perché no, che la Roma in qualche modo pensasse di aver risolto tutti i suoi doveri di campionato con la vittoria sulla Lazio. Mentre invece questa è una squadra che 3 giorni dopo è andata a Genova contro la Sampdoria e ha vinto ancora la partita. Lì si è avuta una prima conferma che questa è una squadra che ha una propria valenza psicologica, non so come usare un termine diverso. È una squadra che ci sta con la testa, molto con la testa. Quindi se proprio una cosa io ti dovessi dire che insomma la metterei fra le cose meno importanti della partita di domani, la mancanza di concentrazione della Roma. Questo io credo di dare per scontato, che la Roma sarà una squadra molto concentrata, perché se poi vogliamo fare sfoggio di tutti i proverbi che noi conosciamo, cominciamo col dire che una ciliegia tira l'altra, sì, l'appetito vi è mangiando, hai fatto 30 e mo devi fare 31. Mi spiego, Paglia, con queste banalità ciò che sto cercando di dirti. Assolutamente. Che poi i giocatori se ne rendono conto prima di tutti di vivere un momento assolutamente positivo, assolutamente bello. E perché fermarlo? Perché interrompere questa bella storia? Ma non perché, ovviamente tutto può succedere, ma se tu poi dai una mano al fato, al destino, se ti presenti in campo con un atteggiamento psicologico sbagliato, ecco che allora lì dai una mano. Ma se tu vai in campo con la voglia e la determinazione di vincere la partita, beh, insomma, già stai un bel pezzetto avanti, Paglia, capito? Diciamo che se la partita non dovesse andare bene, non dovesse vincere, non andrà bene per mancanza di concentrazione. Ecco, esatto. Ecco, questo. No, esatto, il richiamo al mio Cocorito. Sì, però come nella curva del Galatasaray, tu lo sai, no? No. E cominciano a fare un coro dalla curva, fai conto sud, e poi dopo lo continuo dalla curva. Sei mai stato al campo del Galatasaray? No, mai stato. Ecco, guarda che è una grande avventura, te lo assicuro. Lo so, me lo racconto. È un ambientino piuttosto caldo. L'ultima volta che noi siamo andati, siamo scesi dal pullman davanti all'ingresso della tribuna stampa dello stadio e hanno fatto bellamente il portafoglio a un collega. Va bene. Che devi fare? Sì, siamo sicuri che erano i tifosi? Capitano, eh? Siamo sicuri che erano i tifosi? Stavano lì davanti. Ah, ok, perfetto. Vabbè, detto questo. Non erano scesi dal pullman anche loro, se è quello che volevi dire. Ok, detto. Che hai pensato? Vecchio manicoldo. Detto questo, Mimmo, ti sembra stanca la Roma? Può essere no, questo? Assolutamente. Se c'è una cosa che proprio non mi sembra è che sia stanca. Cioè, la squadra domenica scorsa, in 10, gli ultimi 23-24 minuti, insomma, adesso non ricordo bene il recupero, ma andava, eh. Sì. Se tu non vai come andavano De Rossi, Strotto, ma lo stesso Ljajic che ha fatto una partita anche di grandi contenuti atletici, e se tu non stai a posto, sei un uomo in meno, riesci a giocare in quella maniera, vai in gol con un'azione che ieri avrei fatto caso, no, caro Paglia, come è stata raccontata proprio alla Sandro Ciotti da Rudy Garcia, che ha ricordato proprio esattamente come si sono svolte le cose in quell'azione, ed ha tenuto a sottolineare un dato, cioè che la Roma, sebbene fosse in 10, è andata ad attaccare in 4, cioè sì, si sono presentati in 4 lì al tiro, e quindi insomma questo ti dà l'idea di come la squadra, indipendentemente da quello che dicono tanti, no, che è fortunata, che queste cose qui, a parte che la fortuna te la devi anche meritare, perché se tu non te la meriti non te viene incontro, però è una squadra che crede nelle proprie possibilità e crede nella possibilità di poter andare a vincere la partita sempre e comunque, anche quando ha un uomo in meno. Anche quando ha un uomo in meno. La frase che ieri mi è piaciuta moltissimo, tra le tante frasi che mi sono piaciute, una mi è piaciuta magari di più, quando lui ha detto: io fortunato, lo stavo a fare un po' a Lidl. Esatto, perché, no? Infatti. Mi è partito un colpo alla Lidl. Io fortunato, no, la mia fortuna è avere giocatori che danno sempre il 100%. E mi sembra che sia stata una risposta molto chiara, molto diretta a coloro che fanno il conto dei pali. L'altra volta ho visto un servizio in televisione, non mi ricordo dove, anzi me lo ricordo ma non lo dico, così è da un attimo di tranquillità, che hanno fatto vedere tutti i pali che sono stati colpiti dalle squadre che hanno affrontato la Roma, no? Sì, sì. Allora, io voglio capire che tu devi creare in qualche modo una situazione, però che tu mi vai a tirare fuori tra i colpi di culo della Roma la traversa di Alfredson a Roma-Verona sul 3-0 per la Roma, a mancavano 10 minuti o poco più alla fine della partita, beh, lo trovo un po' pretestuoso. Tu che dici? Direi, ma tranne
quello di Insigne e quello di Quello di Guarin, e di Guarin, però tre, Guarin, cioè, è stato un bel poi palo, se il Bologna prende un palo sul 5-0 per la Roma, amici miei, cioè non mi sembra però fanno statistica, sì, questa è come la storia che uno se mangia com'è due polli, se mangia sette polli com'è, io mi mangio due polli de zero, un amico mio dice ma io il pollo non lo mangio, come faccio a far parte di questa statistica? Fai parte perché evidentemente capito? Quindi per te non è, allora ti dico, secondo me alcuni giocatori sono stanchi. Cioè, mi sembra di vederli un po' stanchi, per esempio Florenzi e Pjanic su tutti, più Florenzi soprattutto, più Florenzi, che tra l'altro, anzi no, te lo chiedo Mimmo, possibile che proprio Florenzi sia quello che risenta di più dell'assenza di Totti? Non mi ricordo chi lo diceva. Forse perché scusa, spiegami. No, perché magari è uno abituato molto. Ma sul piano atletico o sul piano tecnico? No, sul piano tecnico. Anzi, tattico, perché è uno che va insieme a Gervinho molto senza palla, no? Molto nello spazio. È ovvio che. E che è un astronauta. Esatto, andando molto nello spazio. Quando torna, sa che Parmigiano. Comunque sa che lui va. Quando lui va, prima o poi la palla gli arriva. Magari, non essendoci Totti, non risalta molto anche Florenzi, che comunque per me è stanco lui, è stanco Pjanic. Sì, però è vero quello che dici te, insomma, che è stanco comunque Florenzi. Sì. E avrebbe bisogno di un turno di riposo. Quale migliore occasione domani, visto che è anche diffidato, no? Sì. Con tutto il rispetto per il Chievo. Invece ieri Rodolfo ha detto che lui dei diffidati se ne sbatte bellamente l'anima, diciamo così. E che le sue scelte non verranno condizionate dal fatto che, lo ricordiamo, Benatia, Castan, De Rossi e Florenzi sono diffidati. Adesso ti faccio una domanda, caro Paglia. Sì. Se tu fossi l'allenatore della Roma, no? Sì. E dovessi formulare la formazione per la partita di domani sera, i diffidati tu li metti o non li metti? Quanti ne metti? Come li metti? E perché li metti? Io guarderei solo la stanchezza. Io guarderei solo la stanchezza. Secondo me, allora, quello più a rischio ammonizione è Daniele De Rossi per una questione del ruolo, no? Perché... Beh, insomma, anche i due centrali, bene o male. Sì. Sì, però i due centrali io li metto comunque, nella speranza che non si facciano ammonire tutte e due, perché poi devi, ecco, Livorno-Roma è successo, per carità, però devi essere anche abbastanza sfigato in casa. Certo. Se ammonire, però può tutto due. Accadere, una mano, non se sia un arbitro Peruzzo che gli parte in colpo, che ne vuoi dire? Esatto, però io li faccio giocare tre, non faccio giocare Florenzi, perché, ma per una questione di stanchezza, non di sfida. Posso dire che sono d'accordo con te? Attenzione. Attenzione. Per questo mi dispiace molto, però lo dico. Perché se io fossi Burdisso, ad esempio, no? Sì. E vedo che mi fa giocare perché c'è uno dei due centrali che sennò rischia di non giocare Torino-Roma. Io fossi Burdisso, scusami un po', perché mi dai la Z, certo. Un po' mi incasserei. Sì. No? Sì, sono d'accordo. E la prenderei anche come una piccola mancanza di rispetto. Siccome a Rodolfo Garcia gli si può dire tutto tranne che non ha rispettato il gruppo, che non rispetta i giocatori, che anzi lui li coccola, li vezzeggia, eccetera eccetera, allora io sono portato a pensare che lui un numero del genere non lo fa, e quindi domani fa giocare Castan e Benatia. Poi se uno dei due dovesse incappare nel giallo, a Torino gioca Burdisso, che in questa maniera andrebbe in campo molto motivato, perché gioca perché c'è un compagno squalificato, non perché deve fare in modo di salvare un compagno dalla squalifica, mi spiego? Certo. Guarda che la differenza non è poi è enorme, stile, caro. È tra il... anni, scusa? Paglia. Non sei manco te, cara. Sempre io, capito? No, sapevo se volevi il nome o il cognome, capisci? No, vabbè, ti chiamerò Ale Paglia. Ale Paglia, sì. Chiocciola. No, perché tra l'altro lo è, pensa. Chiocciola Ale Paglia. Esatto, no? chiocciolaalepaglia.com. Notizie di Ciardi? Tutto a posto, sta twittando, quindi è vivo. Sì. Benissimo. No, e invece rimanendo in difesa, oggi lui prova nella prova tattica, diciamo, di questa mattina, prova Dodò al posto di Balzaretti, oltre che Marchigno al posto di Florenzi. Ci credi? Sì. Ci credi a Dodò? Cioè, pensi lo possa far giocare? Ma devo dire che credo molto di più al tridente che insomma, tu non so se eri all'ascolto, ma io mi ero permesso di dire che secondo me giocavano gli Aice, Borriello e Marchigno. Sì. Contro il Chievo, proprio perché Florenzi al di là di tutto deve avere un turno di riposo. E cambiare però tutti e due gli esterni bassi di difesa nella stessa partita, non lo so quanto possa essere, perché di là hai ovviamente Torosidis, certo. In quanto Maicon è squalificato. E allora tu vai a giocare con Maicon, senza Maicon e senza Balzaretti, dunque contro Torosidis e con Dodò, insomma sarebbe un 2 su 4 ricambi,
può darsi anche che sia questo, insomma. Dai. L'unica spiegazione è che ti manca quello che attacca molto a destra, anche se tu... Allora, ricordami una cosa, caro Paglia, sì, visto che tu c'eri, e insomma, ringraziando a Dio c'ero pure io. A Genova-Sampdoria, che era la situazione più o meno simile a quella attuale, no? Sì. C'era la partita infrasettimanale, eccetera, eccetera. Lui cambiò, buttò dentro Marchigno. Sì. E Borriello. Borriello. E Gervinho pure, in realtà, perché, cioè, fino a quel momento non era titolare Gervinho, no? Si pensava potesse giocare lì, cioè l'attacco... Beh, rispetto... Nel derby però Gervinho era stato titolare o mi sbaglio? Gervinho nel derby era stato titolare o mi sbaglio? No, era, secondo me no, era stato titolare. Era stato titolare, hai ragione. Sì, cambiò due terzi dell'attacco. Esatto. Sì. Solo lì cambiò. Poi dopo si fece male Maicon. Sì. E entrò Dodò. Dodò perché non c'era Torosidis a Genova. Esattamente, sì. Torosidis era infortunato. Quindi io un paio di cambiotti me li aspetterei. Però ti dico, dato che uno è forzato, sì, Torosidis per Maicon, io credo che poi lui potrebbe fermarsi anche a Marchigno, nel senso, tieni fuori Florenzi e fa giocare Marchigno. Però l'ipotesi Dodò ci potrebbe stare, perché Balzaretti è uno che è andato mille volte. Io ho rivisto la partita con attenzione, la partita di Udine, e devo dire che Balzaretti il primo tempo è stato una bella trebbia su quella fascia. Sì, sì. Tutte le palle un pochino pericolose del primo tempo sono tutte le sue, Anche quel cross per il colpo di cavesa de Borriello, te lo ricordi? Un brutto colpo di una brutta frustata di Borriello. Sì, infatti se lo facevo io, se lo facevi te, stavamo ancora col collarino. Non avevo più il collo, ecco cosa. Ecco. Mimmo! C'è la pausa? Andiamo al break! Tu chi? Nel senso, andiamo. Ma perché? Posso fare la domanda? Tu che lo conosci? No. Ma perché andiamo al break? Vabbè, ho detto di no, chiedi. Ok, no, infatti. Allora, Ettore, andiamo al break. Mimmo! Figa! Eccoci! Buongiorno, ecco. È un'altra volta, sempre un buongiorno. Buongiorno. Ti è capitato di vedere l'Inter ieri? Hai potuto? Ho accuratamente evitato. Ti sei perso niente. No, infatti lo sapevo. Ecco. Vorrei... Ho visto solo dei riflessi filmati. Sì. Mi sembra un'occasione di Iepes, sì, proprio dalla fine. Una discreta occasione da gol. Ecco. Da dentro la porta. È stato molto difficile prendere. Ho capito. Te lo ricordi quanto fosse stimato e amato da Dario Bersani Iepes? Sì. Sì, sì. Secondo te è ancora così? E ho detto tutto. Meglio di no, E ho detto tutto. Ricky Alvarez non è malissimo, Ti posso dire? Poi avvi te, lui o la mela? A conti fatti, cioè in questi due anni, la mela, tutta la vita. La mela. Però secondo me è un buonissimo giocatore. Sì, buonissimo giocatore. Ecco, ma la mela gioca sempre al Tottenham? In realtà no, nel senso, non gioca mai. Cioè, è al Tottenham ma non gioca. In questo momento, e tra l'altro c'è stato Angel, sta andando benissimo al Celta Vigo, alla grande, alla Real Sociedad. Sì, anche il anche il Celta Vigo sta andando molto bene. Ieri c'era il Barcellona, c'era la partita del Barcellona, adesso non ho visto il risultato, l'ho lasciato sull'1-0. Non lo vedere che è meglio, veramente l'ho lasciato sull'1-0 per il Barcellona dopo un secondo. Ho fatto una media, ho detto quasi rischia, ecco, una goleata, e quindi ho lasciato perdere. No, dai questo risultato per coloro che non hanno avuto l'agevolazione. Ecco, un attimo, lo sto aprendo. Dai, è redazione, no. Matusalemme. No, io in questo momento, e quindi devo andare io. Francia, dove... di Bosco e di Riviera? Esattamente. È che in realtà lo sto aprendo, ma mi si carica. Vabbè, 3-0, dai. Okay, 3-0 bravo. Per il Barcellona. Hai messo una vita al risultato, lo sapevano tutti. E io non lo sapevo, per questo da sono ieri andato sera. Ecco, marcato. Sei veramente in verecondo, Sei in verecondo. Però a un certo punto è entrato Tony per certa Tony? Ma non credo, è Tony, e lì c'è scritto Luca Tony. Tony, sì. Esatto, proprio lui. No, volevo dire, allargando anche il discorso, Mimmo, stasera partita importante. Fiorentina-Napoli parli? Esatto, partita importante. Devo essere sincero, non sapevo neppure che ci fosse Fiorentina-Napoli. Sì. E tu ci hai creduto? Bello, Ci hai creduto? Sì, assolutamente sì. Ma io no. Dai. No, io sì. Uno che tu non credi all'allenatore della Roma? No, mi sembra strano, sai cosa? Sei nemico della Roma? No, però mi sembra strano. Nemico dell'allenatore della Roma? Mi sembra un po' dicotomico il fatto. Sì, mandavate di sta stronzata. Ecco, che uno che dice tutti i risultati dal 2003-2004 del Chievo ad oggi non sappia che domani c'è Fiorentina-Napoli. Ma invece c'è un senso, perché lui domani sa che c'è Roma-Chievo, non c'è mica Roma-Napoli-Fiorentina, Cioè, io l'ho colta, adesso poi se lui è stato sincero o meno, questo io non lo so. Ho colto però il fatto di dire, a me dell'arte non me ne può fregare di meno. A me
quello che fanno gli altri non mi interessa, non mi deve interessare, a me mi deve interessare soltanto quello che fa la Roma, perché fin quando io farò il mio, l'altri possono fare come gli pare, sì. Caro Paglia, sì, mi sto, sì, spiegando? Sì, sì. Allora, e in questo perché, senso, tu perché devi dire che bugia? Che è una bugia clamorosa quella che ha detto. Ho detto clamorosa. Stai dando del bugiardo all'allenatore. No, non sto dando del bugiardo all'allenatore. Danno le bottigliate. Ma la Roma, Mimo, può fare 1.79 punti a partita? Questo quando, però? Da qui alla fine del campionato. Cioè, Finesse quanti ne ha fatti dei media? E dei media 3, 3,00. Allora, perché deve 1,79? No, stavo pensando una cosa, in realtà. Se la Roma vince le prossime 3 partite, poi si può licenziare Garcia. Ecco, esatto. Si può licenziare Garcia, riprendere Andrea Zoli e fargli fare la sua media punti. Oddio! Dai, tutti insieme! Era per dire. Sei un matto, sei. Sì, esatto. Grazie. Sei un nemico della Roma, sei. Esatto, esatto. Ma chi hai nominato? No, Garcia. Chi hai nominato? Nessuno, nessuno. Dicevamo. Vergognati. Forse è troppo. Ti devi vergognare. No, così è troppo. Credo sia oggettivamente troppo. No, dicevo, Franchi, Fiorentina-Napoli. Secondo te, uno che ha a cuore le sorti della AS Roma, che cosa deve sperare? Perché pareggiotto. Adesso. Pareggio? Pareggiotto, sì. Più pareggio della vittoria della Fiorentina? La Fiorentina se vince si ringazzullisce, io non voglio ringazzullire nessuno. Però la Fiorentina poi domenica va a Milano, dove? Se non sbaglio. Aspetta, fammi a Napoli? Va a Milano Fiorentina, a Milano Fiorentina, a Milan va. Ho capito, ma lasci fare, intanto fai fa un bel pareggiotto, dai. Però mette, se ti metti il Napoli a 8 punti. E te sa, allora vabbè, allora ok, vabbè, l'hai vinto, dai. Ho capito. Allora, tu già stai a fare i conti. No, come ti chiami? Piero Alvaro Bruno Turri Paglia? No, però quello che dico io è che se. Cioè, allora Mimo, siamo d'accordo che. Questo, siamo d'accordo che è una filastrocca. Siamo d'accordo che questo ciclo di partite, diciamo le prossime 4-5 partite. Dio, quale ciclo. Ecco. Diciamo, non dico fondamentale, non dico decisivo, ma importantissimo. È di una cosa, però. Esatto, una cosa di là, importantissimo per il risultato finale? Per l'altri? No, per il risultato. È importantissimo per la Juve e per il Napoli, no, per Roma che ha più 5. Chicco, se ti sei scordato il suo piccolo particolare. No, io a questo volevo arrivare. La Roma chiama più 5. La Roma chiama più 5 e in un momento in cui il Napoli e la Juventus, perché adesso le seconde sono quelle dietro la capolista. La Juve domani fa un allenamento. Sì. Stasera, scusa, fa un allenamento. Però no? Loro hanno tre partite importanti Champions League da qui fino alla fine dell'anno, diciamo, no? In questo momento, mentre loro oltre la Champions League hanno scontro diretto, partite a Firenze, appunto, a Parma pure la Juve domenica prossima, che non è una partita secondo me è semplicissima, altre partite complicate tu ce le hai con ce l'hai domani col Chievo, vai a Torino, Sassuolo, Cagliari e poi Bergamo. Io ti dico, per tutta una serie di motivazioni, la partita veramente secondo me complicata in partenza, sulla carta come diceva quello, è Torino-Roma, sì, perché per Torino gioca bene a pallone quando gioca a pallone, quando poi non gioca a pallone è tutto un altro discorso. Però in casa è una squadra che si esalta perché il pubblico che sta lì e fanno un grande tifo e tutta una serie di cose. E, comunque a me non mi interessa Torino-Roma adesso, mi deve interessare Roma-Chievo. Tanto vediamo quello che succede stasera, ma anche dovesse succedere qualsiasi cosa. Guarda che quando è stato, dunque c'era la partita a mezzogiorno e mezza, no? Sì. Napoli-Torino. Sì. Ok? Domenica scorsa. E la Juventus che partiva da 1-0 col solito rigoretto contro il Genoa, no? Sì. Ok. La Roma c'aveva una pressione importante sulle spalle, no? Perché comunque sapeva che già il Napoli si era avvicinato. Che la Juve comunque, lo sai che bene o male parte da 1-0 col rigoretto, no? Tranquillo. Questo. E invece anche questa pressione, il dover difendere quei 5 punti, beh, secondo me è stata una grande impresa anche per quello, perché una volta che metto 5 punti tra me e le seconde o la seconda, quello che ti pare a te, e io immediatamente con una partita difficile in 10 fuori casa su un terreno dove nessuno vinceva da 22 partite vinco, beh, e che te devo dire, caro Paglia, è una bella iniezione di fiducia, è anche una bella iniezione di veleno per chi ti sta dietro, perché dice ma io quando vado a ripiazzi i punti, cioè questa potrebbe essere la mia speranza. Loro giocano a casa dell'Udinese, noi partimmo 1-0 in casa con rigore inventato col Genoa, è qualche cosa a guadambio, no? Certo. E che hai guadambiato? Zero.
anzi, la miccia, capito? Benissimo. E poi tu le, gli dai fuoco, esatto, e la fai esplodere, no? Tra l'altro, psicologicamente hanno forse anche perché insomma, vincere in un campo così in 10 per mezz'ora per la testa significa tantissimo. Ti ricordi, lo dicevamo quando, che era giovedì scorso, no, prima della partita, questo è fondamentale anche perché giochi senza Totti, senza Gervinho, in più ci si è messo anche Bergonzi, o comunque la Maicon, di cui parlava ieri, sì. Garcia, no? Esatto, la gran fortuna. Vedete che sono fortunato, vado lì pronti via senza Totti e Gervinho, rimango in 10 di espulsione dei mai, che sono fortunato. No. È andato a fare una passeggiata, tu, sì, dai. Sì. Non sanno più a che attaccarsi? Anche se poi lui ieri, parlo lui con la L minuscola, cioè, quindi Rudy Garcia, ha fatto anche un ragionamento che secondo me ci stava tutto, perché gli è stato chiesto: ma secondo lei questo è un campionato deludente, o comunque lei si aspettava un campionato diverso, questo campionato italiano la sta, vero, deludendo? Ma insomma, indipendentemente da quello che ha fatto la Roma, che è una cosa straordinaria, di cui noi stiamo secondo me perdendo anche la portata, perché come sempre accade, poi dopo, quando si ripenserà a tutto questo che sta facendo la Roma, si penserà ad una grandissima impresa. Adesso sembra quasi tutto normale, eccetera, normale, eccetera. Sì, sì. Lui ha detto: al secondo posto ci sono due squadre che su 9 partite, levate noi che ne abbiamo vinte tutte e 9, ne hanno vinte 7 e una l'hanno pareggiata. Allora io ti faccio questo ragionamento, caro Paglia: se a te avessero detto nel giorno in cui hanno preso Rudy Garcia, la Roma dopo 9 partite avrebbe fatto 7 vittorie, un pareggio e una sconfitta, tu firmavi? No, io non ci avrei creduto e avrei firmato. Allora vedi, sì. No, ma allora, perché deve essere una delusione un campionato modesto se ci stanno 3 squadre che stanno andando più di tutte le altre? Una addirittura 9 su 9, l'altra 7 su 9, è tanta roba, no, ma tanta roba, eh. Ma in altri momenti una squadra che faceva 9 su 9 probabilmente già stava pensando all'anno dopo, ma magari è esagerato. Probabilmente non aveva 5 punti di vantaggio, esatto, ma ce ne aveva molti di più. Almeno 7, almeno 8. Questo non c'è, sì, dubbio. Sì. Cioè, quindi ti sta a dimostrare che è un campionato importante, non è un campionato modesto. È un campionato che ha grandi valori in alto, e che comunque è spaccato in due, perché chissà, nella parte bassa della classifica difficilmente poi da lì si muove, no? Sì. Cioè, i giochi per la zona Champions, chiamiamola così, credo che siano stati già abbastanza fatti, no? Sono quelle 5. Se sì, tu fai il conto, insomma, sì, poi 2 scapperanno in Europa League, altre 3 sì, se divideranno le zone, ma insomma sono quelle le squadre, no? 9 partite in questo senso hanno detto tanto, però manco a dire che è un campionato modesto, no, non può assolutamente essere. Cioè, se poi la Roma lo sta rendendo visibilmente modesto, beh, questo è un altro merito della Roma, eh. No, ma poi, cioè, a me non me ne frega che si dice: mazza, in Italia c'è solo una squadra che vince e vince tutte e l'altra sta a guardare, e sti capperi, ma che me frega a me se quella squadra è la Roma, giusto Peglia? Giustissimo. Ma poi un campionato in cui una squadra vince su 9, 5, 3 le pareggia, una la perde e è quinta in classifica, stoppando la Fiorentina per esempio, sì. No, ma guarda che significa che è un gran campionato. Mi sono divertito a fare un pezzo, qualcuno l'avrà visto, dal titolo: il campionato che non c'è. Sì. Perché ci sono tante piccole cose che poi non appartengono a quella che è la percezione, sono dei numeri che sono ovviamente al di sopra di ogni sospetto, però ci sono delle cose che vengono percepite in maniera completamente opposta senza guardare i numeri. Allora ti faccio due esempi: il Napoli di Benitez, secondo in classifica, sta facendo un campionato straordinario, splendido, no? Splendido, sì. Elogi, il maestro, come l'ha definito Montella, Higuain, il Pepito, il Pipito, Pipino, quello che ti pare a te, no? Grandi cose. Dopo 9 turni del passato campionato, il Napoli di Mazzarri aveva gli stessi. Sì, sì, sì. Il Milan che viene etichettato come una squadra che sta andando malissimo, in realtà lo è una squadra che sta andando malissimo, l'anno scorso dove 9 giornate aveva un punto in meno, sì, un punto in meno. La Fiorentina, che viene detta sì però non è quella dell'anno scorso perché eccetera eccetera, ha 3 punti in più. Allora, di che cosa stiamo parlando? E l'Inter, pensa, l'Inter di Mazzarri, no? Sì. Ti rifaccio dopo 9 partite, non ti tengo conto della partita di ieri, L'Inter di Stramaccioni dopo 9 giornate andava meglio di quella di Mazzarri, e non si è fatto che parla Mazzarri in fenomeno eccetera eccetera. Vedi com'è allora la situazione, andiamo a vedere veramente come stanno le cose. Leva la Roma, toglila, la Roma sta a più 13 rispetto all'anno scorso, grazie al cavolo, certo, no? Certo.
Ha vinto 9 partite su 9. Fatto l'anno scorso stavamo ancora a pensare che Pjanic non poteva giocare con Totti e cose del suo genere, no? Giusto? E che De Rossi non giocava da 3 anni. E che De Rossi il 9 ottobre. Ricordate il 9 ottobre, De Rossi è stato tenuto fuori squadra. Roma Atalanta 2-0. Come no? Lui Osvaldo. Perché è uno che pensa solo agli affari suoi. Mm-mm. Queste sono cose che poi appartengono alla storia, ci sono delle dichiarazioni, no? Allora pensa quant'è lontana quella Roma lì e quant'è diversa la Roma attuale, ma non facendo riferimento a De Rossi, facendo riferimento anche la cosa che colpì in quella circostanza, faccio un piccolo ammarcord, un piccolo passo indietro. La cosa che maggiormente colpì è che un allenatore aveva sparato a zero contro un proprio giocatore, cioè dicendo delle cose che nessun allenatore solitamente si sogna di dire in pubblico. Magari può farle capire, ma andare in conferenza stampa a dire questo signore non ha giocato perché in settimana lui ha pensato solo ai suoi interessi e non ha pensato ad altro che al proprio tornaconto personale, è chiaro che è una cosa abbastanza strana. Se tu vedi che adesso c'è un altro allenatore che ieri ha parlato di Borriello come se fosse il fidanzato da FIA, adesso ha fatto un'esagerazione, no? Però se l'è coccolato, se l'è accarezzato. Perché sai che poi il giocatore quando lo chiami in causa ti dà di più, no? Sai Mimmo, il giocatore, ma io credo in qualsiasi ambiente lavoro, cioè anche qui, no? Ma se David in diretta dicesse no, Paglia, Davide chi scusa? David Rossi, il nostro direttore artista, dicesse Paglia è seriamente non è nel gioco, è incredibile, non serve a niente. Io poi quando vengo, ecco, stamattina che devo venire al posto suo, quasi non mi va, no? Credo che in qualsiasi ambiente di lavoro come mai sia così. Va? No, a me non me va a prescindere, però ecco, esatto. Quasi non mi andrebbe. Ecco, nel caso in cui. No, stavo per tossire. Questa è la verità. L'importante è che non vomiti, poi va tutto bene. Benissimo. Mimmo, a domani. Ci stiamo salutando. Allora ci sentiamo domani. A domani, Mimmo. Sempre se Dio vuole.